sia un abbia sia arrivato a conclusioni fallaci in questo senso. Ecco, le critiche che muove al pensiero cartesiano sono essenzialmente tre. La prima riguarda il cuore della filosofia cartesiana, il fondamento stesso della filosofia cartesiana, che è il cogito. Infatti Damasio crede che il cogito cartesiano non sia solamente una pretesa di fondazione razionale assoluta della sua filosofia, ma una pretesa razionalistica indebita, secondo la quale egli abbia voluto sottolineare con le stesse parole di Damasio come il pensare, la consapevolezza di pensare, rappresentino in qualche modo gli stessi substrati dell'essere. Ecco, qui per comprendere appunto questa critica e vedere se appunto è acuta, azzeccata sul pensiero cartesiano, dobbiamo riprendere un attimo e riconcentrarci sull'intento che Cartesio aveva quando ha deciso di inoltrarsi in questa serie di ricerche, alla ricerca appunto con la finalità di trovare un fondamento all'intero sistema del sapere, una matesis universalis, a partire da principi perfettamente primi, autoevidenti, e dai quali poi tentare di dedurre delle verità secondo un sistema inferenziale, appunto tipico della matematica, deduttivo, e comprendere come le altre scienze che prima sono state messe in epochetta trascendentale, per dirla con Husserl, messe tra parentesi, possono essere ricompresi, i loro risultati possono essere ricompresi e inglobati nel sistema del sapere fondato in questo modo. Ecco, già l'impostazione di Cartesio la vediamo nel discorso sul metodo, il discours de la méthode, che nel 1637 fu la sua prima opera significativa, che precedeva altre sue tre opere scientifiche col quale metodo si proponeva di indagare, cioè la dioptrica, la geometria e le meteore, e lo vediamo subito nella quarta parte del discorso sul metodo, successivamente a quando Cartesio nel cominciamento radicale della sua filosofia sospende il giudizio su tutte le conoscenze pregresse, addirittura nella prima delle meditazioni metafisiche Cartesio presenta il dubbio iperbolico, non solo un dubbio metodico, uno scetticismo metodologico che lo porta a sospendere il suo giudizio su tutte le conoscenze pregresse affinché si possa trovare un fondamento che non sia dubitabile, non sia negabile per la sua filosofia e quindi per l'intero sistema del sapere, giunge a ipotizzare che esista un genio maligno che lo inganni su qualsiasi sua percezione. E quindi Cartesio esce da questa situazione solipsistica ponendo il cogito in senso fichtiano, con la posizione di se stesso, la posizione dell'io, dicendo questa frase che appunto viene riportata in francese nella prima edizione del discorso sul metodo e viene riportata anche pochi anni dopo nel 1644 in latino, però nei Principia Philosophiae: cogito ergo sum. Ora, c'è da precisare intanto che, come avevano obiettato al tempo Hobbes e Arnold, il cogito non è una deduzione o un sillogismo abbreviato, ma è un'intuizione, cioè una posizione appunto come è la posizione dell'io penso kantiano, la posizione dell'io fichtiano, è un'intuizione. Questo lo si capisce meglio nella seconda delle meditazioni metafisiche, dove il cogito viene presentato in una forma diversa, cioè io penso, io esisto. Ecco, da questo punto di vista ciò che sembra che Damasio nella sua critica abbia svalutato, comunque non compreso appieno, non valutato per il valore filosofico e fenomenologico che aveva, è stato l'intento di Cartesio di trovare un fondamento logico univoco alla sua filosofia, e quindi Damasio, pretendendo di confutare questa pretesa a partire da dati di fatto, a partire da
da esperimenti, a partire da conoscenze scientifiche, non si accorge che le stesse conoscenze scientifiche che lui pretende di utilizzare per confutare la pretesa cartesiana di condizione del sapere debbono essere messe in epoche per poterle poi ricomprendere e ricomprendere come sia possibile una fondazione anche della scienza, una fondazione epistemologica delle stesse, e come quando si fa riferimento comunque a un dato di fatto, anche dato di per sé, anche come supposto, come indipendente dall'osservatore e dal soggetto, non si possa in realtà fare a meno di categorizzarlo, di comprenderlo secondo le proprie percezioni e secondo la propria impostazione soggettiva. Ecco, la seconda critica centrale invece che sul quale Damasio si incentra, e che è qui azzeccata e ben impostata, e questo è l'errore di Cartesio, dice Damasio, che vuole isolare, è il dualismo cartesiano, la concezione secondo la quale Cartesio arriva dopo aver posto la sua esistenza come cogito, arriva a reificarla, cioè a dire: che cosa sono dunque io? Io sono una cosa che pensa, dice Cartesio nella seconda delle meditazioni cartesiane, io sono una cosa che pensa e quindi che immagina, che dubita, anche che sente e che si interroga. Ecco, qui Damasio critica appunto la concezione che si sviluppa nella filosofia cartesiana a partire da questa affermazione, secondo la quale il soggetto che ha posto se stesso come cogito è in realtà una cosa pensante del tutto scissa da una realtà empirica, una cosa estesa, la res extensa, contrapposta alla res cogitans, mediante la quale solamente con un parallelismo un po' anche forzato, diciamo, Cartesio pretende di dare unione mediante la ghiandola pineale, la moderna epifisi. Ecco, su questo Damasio propone subito un esempio anche pratico e dalla valenza pragmatica interessante e importante, che ci permette di comprendere come questa concezione sia neurofisiologicamente e biochimicamente infondata e superata. Egli propone di pensare all'esempio secondo cui ci sia ognuno di noi stia tornando a casa la mezzanotte da solo, col buio, e quando ci si accorge che qualcuno ci sta seguendo, quindi la percezione del rischio che ognuno di noi vedrebbe appunto in questa situazione ambigua di pericolo. Ecco, qui tocca vedere che cosa accade al cervello e al corpo in questa situazione. Quello che accade è che si modifica il tasso metabolico subito dell'organismo, si modificano il dispendio di energie, la disponibilità di energie, e tutto il profilo biochimico e la prontezza del sistema immunitario si modifica irrimediabilmente, e i muscoli degli arti del capo si contraggono, e tutti questi cambiamenti che si verificano contemporaneamente vengono poi riportati al sistema nervoso centrale per via neurale oppure per via chimica mediante i flussi sanguigni. Ecco, questo forte dei suoi esperimenti e delle sue ricerche cliniche, Damasio conclude appunto come in realtà l'errore di Cartesio sia stato quello di intendere la mente e il corpo come due sostanze scisse, del tutto non in comunicazione se non in un senso molto ristretto e forzato, e come esso si avvicini in realtà più alla visione di Spinoza, secondo cui esiste un parallelismo psicofisico tra ordine delle idee e ordine degli oggetti, e secondo il quale la mente e il corpo sono in continua comunicazione per il fatto, come appunto Spinoza mostra nell'Etica, nella sua opera, l'opera più importante, siano congiunti per il fatto che l'unità psicofisica dell'essere umano rimanda in realtà al monismo metafisico della sostanza. La terza critica invece che Damasio fa al pensiero cartesiano e quindi alla concezione razionalistica di Cartesio
è la critica che colpisce alla radice e il rapporto tra ragione e emozione. Ora, per Cartesio vediamo che le emozioni sono in realtà un turbamento. Egli ha una visione molto ottimistica delle capacità intellettive umane, secondo cui la coscienza è, le sue capacità sono limitate ma libere, e che possono aggiungere a ragionamenti sempre corretti a meno che non vengano disturbate dall'azione della volontà che è libera e che porta ad interrompere e a minare il criterio che egli stesso si pone delle idee chiare e distinte, e quindi porta ad affermare e a giudicare l'intelletto cose su cui non può essere certo, in senso appunto cartesiano, e quindi lo porta all'errore. Quindi la possibilità dell'errore per Cartesio è data solamente dall'intrusione della volontà, delle passioni, dell'anima, come per citare l'opera in cui egli presenta questa tesi più di ogni altra, dall'intrusione della volontà nella vita pura della mente. Ecco, qui Damasio mostra come in realtà si sia dimostrato il fatto che i processi cognitivi siano in realtà un'unità inscindibile tra emozione e processo, processi decisionali, processi razionali, e non vi sia in realtà una scissione indebita come appunto voleva Cartesio. Ma le emozioni in realtà coinvolgano e sono nettamente entrano a far parte dei processi decisionali. Egli fa avanza un'ipotesi confermata poi nell'ambito del secondo Novecento da molti dati clinici e sperimentali, dell'ipotesi dei marcatori somatici, cioè dei marcatori, cioè come delle tracce che rimangono nella vita individuale, nella vita del vissuto cerebrale di un individuo, che portano a far sì che in situazioni già vissute, in relazione all'esperienza vissuta, un individuo sia portato a decidere in maniera più rapida, in maniera più utile, vantaggiosa, in relazione a delle contingenze, a delle esperienze che già ha vissuto, e quindi rimangano questi marcatori somatici del corpo proprio, anche a livello neurale. E su questo anche la fenomenologia ha riflettuto, per il fatto stesso non solo che anche l'indagine di Husserl ha riconosciuto come in realtà ogni atto di coscienza sia accompagnato fenomenologicamente da uno stato emotivo, ma come nell'attività delle ricerche fenomenologiche sia in realtà importante appunto il concetto di Leibniz, già citato da Paolo, che può essere il corrispettivo fenomenologico dell'appena citato concetto neurofisiologico di marcatore somatico. Ecco, per giungere al concetto di identità del corpo, l'identità della mente che Damasio propone, è quello che sottostà al concetto che egli presenta di sé neurale, che non è un sé nel senso del selbst junghiano, con connotazione trascendente o spiritualistica, ma un sé basato solamente sulle rappresentazioni che la mente si fa in relazione alle mappe somatosensitive che si sono sviluppate nel vissuto cerebrale di un individuo, in un insieme di rappresentazioni mentali che lo riportano a crearsi appunto un'identità basata su stati e condizioni mentali come la coscienza, la vigilanza, la memoria disposizionale di eventi recenti. Ecco, propongo di chiudere questa riflessione passando brevemente in rassegna le posizioni che ad oggi sono prevalenti in ambito neuroscientifico, in ambito psicologico e di ricerca, su come debba essere risolto, su quali sono le impostazioni prevalenti sulla relazione tra mente e corpo, e quindi sul problema mente-corpo. Abbiamo da una parte il fisicalismo che, a partire da Neurath,
si propone di ridurre, diciamo, di tutto i fenomeni mentali e coscienzialistici a qualcosa di fisico, ai processi biochimici del cervello, ai collegamenti neurali, delle sinapsi e delle neuroconnessioni che li provocano. Abbiamo anche il mentalismo, che da questo punto di vista è la corrente più vicina a Cartesio, che tutt'oggi abbiamo detto, pur essendo superata la concezione della res cogitans separata dalla res extensa, si propone di dare alla mente comunque una dignità ontologica a sé stante, in qualche modo che ci sia una sorta di indipendenza della mente sul corpo, e una posizione ben più estrema, che può essere un ramo, diciamo, del fisicalismo, che è l'eliminativismo, sostenuto da Paul e Patricia Churchland, che tra l'altro sono colleghi di Damasio, e le cui posizioni sono ben più caute, più attente, e non pretende di ridurre l'estetica, di ridurre l'etica alla neurobiologia. Invece loro si propongono di pensare il fatto che la mente sia un concetto del tutto fuorviante, qualcosa da eliminare, e qualcosa che deve essere comunque ridotto del tutto ed eliminato e ridotto ai processi fisici, ai processi neurochimici che sottostanno al cervello. Ora, c'è da dire che il fisicalismo presuppone una definizione di fenomeno esclusivamente fisica, quindi anche al di fuori, diciamo, della fenomenologia. Ciò non è lecito a priori, per il fatto che il concetto di fenomeno, come dal greco phenomenon, manifestazione, non ci induce a pensare inderogabilmente a qualcosa di esclusivamente fisico. Anche un sogno, un atto di coscienza, un calcolo matematico, un'intuizione possono essere fenomeni in questo senso. Anche in senso religioso, un filosofo, un teologo può pensare che il concetto di epifaneia, per esempio, di manifestazione del divino, può intenderlo secondo la definizione greca di fenomeno. L'eliminativismo invece, che pretende di ridurre appunto la trascendentalità della coscienza all'empiria, non si accorge del fatto che quando c'è una struttura concettuale in atto, viene pensato una struttura concettuale, un calcolo matematico. Prendiamo un esempio a caso: quando Eulero ha scoperto la sua famosa identità, possiamo usare le ricerche neuroscientifiche per comprendere quale area della sua neocorteccia e quali impulsi elettrici sono stati attivati e si sono presentati, ma non possiamo con esse comprendere il rapporto in cui stavano nella sua mente i concetti di analisi complessa e di matematica avanzata che egli ha utilizzato per giungere alle sue conclusioni. Ecco, in questo senso possiamo concludere questa riflessione dicendo che sicuramente la scienza nei prossimi anni, così come la filosofia e tutte le discipline già citate, faranno degli enormi passi in avanti in questo senso e riusciranno a chiarire meglio le relazioni che sussistono tra mente, corpo e cervello. Ecco, però tutt'oggi voglio chiudere con questa prospettiva, ammettendo per adesso il vasto campo di ricerche ancora da compiere, la nostra ignoranza in merito, con una citazione di Huxley, che in Elementi di fisiologia generale di igiene spiega la coscienza con questa frase, dicendo che per noi il fenomeno della coscienza, dell'emergere della coscienza, è tanto misterioso e arcano quanto la comparsa del genio quando Aladino nella favola strofina la lampada. Beh, io avrei moltissime domande da fare su entrambi gli interventi, ma vorrei in primo luogo lasciare la parola a
qualcuno di voi se ha intenzione di fare una domanda, se no incomincio io e magari voi ci pensate un attimo, non so cosa. Io vorrei